Buongiorno a tutti, e sono felice di essere qua, di parlarvi del mio sport e dell'apnea, però prima di fare riferimenti diretti alla mia carriera, come io ho iniziato a fare apnea, vorrei parlarvi di un grande personaggio dell'apnea che risponde al nome di Enzo Maiorca, un nome storico che negli anni 60 osò sfidare la scienza andando contro quello che il più grande fisiologo dell'equipe Cousteau sosteneva potesse essere un limite per l'uomo, il muro dei 50 metri. Enzo Maiorca per primo superò questa barriera, per primo osò andare oltre questi 50 metri, mettendo in dubbio quello che il professor Gabarrou, fisiologo dell'equipe Cousteau, era convinto potesse, come dire, limitare l'uomo provocandone la morte. E io ho incontrato Maiorca per tante volte, abbiamo avuto incontri insieme e Maiorca è sceso anche oltre i 100 metri, però ogni volta che lo ritrovavo dicevo dai, raccontami quel tuffo a 50 metri, perché aveva qualcosa di magico rispetto agli altri record, dei numerosi record della sua carriera. E ogni volta lui, così nel raccontarmi quell'avventura, diceva io non potevo accettare che questi medici mi chiudessero all'interno di questa gabbia, limitandomi nelle mie potenzialità. Nessuno di loro era sceso a quelle quote, nessuno di loro sapeva quello che il mio corpo provava vicino a quelle distanze, a quelle profondità, sentivo di poter andare oltre. E quindi così, iniziai ad allenarmi andando contro quello che la medicina riteneva potesse essere veramente un limite per l'uomo. Il professor Gabarrou aveva costruito un contenitore che aveva più o meno le caratteristiche di un uomo con una capacità vitale di 6 litri, 6 litri e mezzo, e vedete che questo contenitore ogni volta che veniva calato oltre i 50 metri, una volta salpato, era imploso, schiacciato. Una legge fisica dice che in un gas a temperatura costante pressione e volume sono inversamente proporzionali. Quando noi scendiamo sott'acqua, ogni 10 metri la pressione aumenta di un'atmosfera, quindi tutti i volumi che ci portiamo dietro si riducono in modo proporzionale. Il volume più importante è quello polmonare. A 60-50 metri abbiamo 6 atmosfere, abbiamo un volume polmonare che è un sesto rispetto a quello iniziale e secondo Gabarrou quello poteva essere la causa dell'implosione, quindi di conseguenza la morte per l'uomo che arrivava a 50 metri. Quindi immaginatevi Enzo Maiorca in acqua, pronto a partire, pronto a effettuare la capovolta, sapendo che tutta la medicina al mondo diceva tu arrivi là sotto e muori. Questo per farvi capire la grandezza di questo uomo. L'ultima volta che l'ho incontrato ero con un amico paracadutista e ogni volta, ancora una volta, dico dai, racconta quel tuffo a 50 metri. E allora dico a mio amico, ascolta bene quello che sta dicendo, perché è come se tu fossi lì sul portellone del tuo aereo, pronto a lanciarti, e tutti gli ingegneri aeronautici al mondo dicono il paracadute che hai sulla schiena nell'aria non si aprirà mai. Questo per farvi capire la grandezza di questo uomo, perché questi sono, lui e Jacques Maillol, sono le leggende dell'apnea, e perché anche se un giorno arriveremo a 300 metri, nella leggenda dell'apnea resteranno loro. Perché noi scendiamo sott'acqua e a certe quote non ci siamo implosi, non siamo schiacciati e non siamo morti? Perché il nostro corpo non è un semplice contenitore, reagisce in modo diverso rispetto ad un semplice contenitore. Abbiamo passato i primi 9 mesi della nostra vita in un elemento acquatico e quindi con l'apnea noi riusciamo a risvegliare e riprendere queste situazioni ancestrali che ci hanno accompagnato in questa primissima fase. Il nostro corpo, così come avviene per i mammiferi marini, le balene, le foche, i delfini, si adatta a quelle quote con delle situazioni fisiologiche che ti permettono di arrivare lì e di sopravvivere. Vi è un effetto chiamato blood shift, richiamo di sangue, tipico di tutti i mammiferi, che è stato scoperto anche nell'uomo. Scendendo sott'acqua il nostro volume, è vero, si riduce, il nostro volume polmonare, però lì non resta il vuoto. Il sangue viene preso dalle gambe e dalle braccia, dove non abbiamo organi fondamentali di sopravvivenza, viene spinto all'interno di questo spazio lasciato vuoto, il sangue è un liquido, il liquido è incomprimibile e per questo motivo non ci schiacciamo. Maiorca ritornò in superficie con questo cartellino, ma qualche giorno prima di effettuare questo tuffo a 50 metri, Gabarrou scese in Sicilia, a Siracusa, per cercare di fargli cambiare idea. E si incontrarono, e ogni volta che racconta questa storia io vengo affascinato dalle sue parole, dalla sua tenacia. E dice Gabarrou, iniziano a parlare, l'intento e l'obiettivo di Gabarrou era quello di fargli cambiare idea. 2 giorni prima si incontrano, parlano tra di loro in inglese, alla fine di questa chiacchierata il professor Gabarrou dice a Enzo Maiorca
Quello che vuoi tentare tra 2 giorni è impossibile. Maiorca gli stringe la mano e gli dice «Impossible is an opinion», lo vedremo tra 2 giorni. Immaginatevi, torna da 50 metri col cartellino, tutti i lavori scientifici basati sul teorema fondamentale l'homme se crasse, l'uomo si schiaccia, non erano più validi, era stato dimostrato il contrario. Allora dice Gabaruno, no, aspetta un attimo, col contenitore non andava bene, lo adattiamo un attimo, 70 metri impossibile, Jacques Maillol 75. Aspetta un attimo, lo facciamo un po' più grosso, 100 impossibile, Enzo Maiorca 101 e Jacques Maillol 105. L'atteggiamento della medicina è completamente cambiato. Maiorca, entrando per la prima volta in questo gioiello della tecnologia che abbiamo qua vicino a Parma, che si chiama Y40, la piscina più profonda al mondo, una piscina di 42 metri, entrando lì dentro disse, avessi avuto questa struttura a disposizione sarei andato oltre 200 metri, perché oggi, anche grazie a questa cosa, possiamo capire meglio quello che succede là sotto, qual è la fisiologia dell'uomo oltre certe quote. Ogni mese si susseguono ricercatori, scienziati, equip che ci studiano, ci portano sul fondo con tecnologie particolari. Oggi sappiamo molto, molto di più di quello che avviene nel nostro corpo oltre certe quote. E l'atteggiamento della medicina è completamente cambiato. Si parla oggi di 300 metri come limite fisiologico umano per l'uomo che scende in apnea. Non so se considerano il 300 metri come il collasso totale del polmone, cioè oltre quelle quote nulla potrà ulteriormente stringersi, comprimersi. Non so se ci credono veramente o se dicono diciamo 300 metri così almeno nei prossimi 50 anni possiamo scrivere e dire quello che vogliamo, però sicuramente parlare oggi dei 300 metri è considerato molto meno da pazzi di quanto non fosse all'epoca di Maiorca e Maiorca il 150, e il 150 gliel'ho toccato nel 1999. Io, affascinato da questi due uomini, Enzo Maiorca e Jacques Maillol, sono arrivato un giorno nell'apnea. Io ero malato di apnea, avevo 8 anni, avevo il mio record di 2 minuti e mezzo, ero un nuotatore, quindi nuotavo anche da piccolo e tutti i giorni un paio d'ore ero in piscina, mi annoiavo come tutti i bambini che fanno nuoto e quindi mi nascondevo sotto la scaletta, cercavo di resistere il più possibile. A scuola un giorno avevo 8 anni, il mio record di 2 minuti e mezzo, dovevo arrivare a 3 minuti e mi ricordo non sapevo come rilassarmi, come respirare. Un giorno trattengo il fiato e decido di stabilire il mio record. La maestra a 2,40, 2,45 mi vede, mi corre incontro, cerca di farmi parlare. Io ero a 2,50, non potevo arrivare a 3 minuti, mettevo rumori strani. A 3 minuti respiro, ero al limite dello svenimento e della sincope, e dico, maestra, 3 minuti, questa mi ha cacciato dalla scuola per 3 giorni, a casa non vi dico mio padre. E un giorno, ritornato a scuola 3 giorni dopo, mi dice, se non mi fai più spaventare di nuovo come è successo 3 giorni fa, ti farò trovare alla fine dell'anno scolastico l'indirizzo di Enzo Maiorca. Puntualissima, mantenne la promessa, arrivò con questo fogliettino alla fine dell'anno e presi questo foglio, lo misi in un cassetto e non ebbi il coraggio di usarlo. E ogni volta cercavo di trattenere un po' di più il fiato, di migliorarmi, ero veramente malato. Smisi di fare nuoto e quindi volevo diventare un apneista migliore. Scrissi a Enzo Maiorca, era l'unico riferimento che avevo, non c'era internet, non c'erano manuali di apnea, non si sapeva assolutamente nulla. E mi ricordo una volta ad una conferenza mi chiesero come iniziare a fare apnea, dissi avrei iniziato in modo diverso, ho scritto una lettera a Enzo Maiorca, eravamo insieme a questa conferenza, dico però non mi ha mai risposto. Maiorca mi era bravissimo a dribblare le domande scomode, disse non ti ho risposto perché mi avevi scritto che eri un apneista emergente, gli apneisti scendono, non emergono, per quello non avevo risposto. Quindi iniziò questa ricerca, soprattutto su me stesso, grazie. E il salto di qualità l'ho fatto arrivando all'Elba. Termino l'università, mi mancavano ancora qualche mese, ero nel gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco, venni trasferito all'isola d'Elba e lì iniziò questo percorso verso la profondità. Non so se hai capito l'accento, io arrivo da Busto Arsizio, che non è mai stata una repubblica marinara, quindi bravo apneista in piscina, ma purtroppo in mare veramente negato. Conosco quest'uomo, Massimo Giudicelli, che sarà quello che crederà in me, prima ancora che io credessi in me stesso, che mi porta molto rapidamente, in 4-5 giorni, alle quote che noi avevamo previsto di raggiungere nei successivi 4-5 mesi. E quindi un giorno arrivo, il record era di Pipin, con meno 63, e raggiungiamo 58 metri di profondità. Pipin era questo cubano imbattuto in tutte le specialità dell'apnea. Io arrivavo da Busto Arsizio, non osavo dire a nessuno che ero lì per superare questo cubano.
E quindi così vedo che queste quote però si avvicinano. I 63 di Pipin erano poco distanti, avevo fatto 58 metri. E un giorno decido di andare dal Corsaro, conoscere il Corsaro, l'Isola d'Elba. Il Corsaro era l'allenatore di Jacques Mayol. Mi ricordo, arrivo al suo centro sub, lo conosco e lo conoscevo dalle foto, dai libri di Mayol e Maiorca, di Jacques Mayol, che io avevo imparato a memoria. Quindi lo conosco, gli stringo la mano, dico: "Salve, sono Umberto Pellizzari, sono a Portoferraio, mi sto allenando, vorrei fare un record." E lui dice: "Ma che quota stai?" "Beh, sono già 55." "Fa, 55, ce ne saranno 5.000 nel mondo, vieni quando sei un po' più fondo." Allora torno con Giudicelli, questi 5 metri si recuperano facilmente, arrivo, torno dal corsaio, dico: "Corsaro, 60 metri." "Fa, 60 metri, ce ne saranno 500, vieni quando sei un po' più fondo." Allora ritorniamo con Giudicelli, 65 in allenamento, record di Pipin, 63, vado al corsaro, dico: "Corsaro, 65, 65, ce ne mia tanti nel mondo, vieni domani che ti voglio vedere in acqua." Lui non credeva a nulla e a nessuno. E allora mi ricordo, mi presentai il giorno dopo con Giudicelli, con la squadra dei sommozzatori Vigili del Fuoco. Avevo di fronte a me la squadra di assistenza di Jacques Mayol. Salì su questa barca e mi fece trovare questo plaid che Jacques Mayol usava per le sue preparazioni, prima di un tuffo, la respirazione, lo yoga, il pranayama. Mi ricordo quel giorno feci questo tuffo a 68 metri, tutti contentissimi, e lì partì questa mia avventura. Quindi si decise la data per superare per la prima volta Pipin in modo ufficiale. E mi ricordo a Porto Azzurro, stabilì questo mio primo record nel 90, superando per la prima volta Pipin. Ma giusto per dirvi come la mia ricerca di limite iniziò, e io trovai quel giorno, ero felice di questa cosa, ma sicuramente così sorpreso, c'era la RAI a filmarmi nel mio primo record. Stabilì il record, passò, ci fu un buon passaggio televisivo. 2 anni dopo, in una gara internazionale, ritrovo questo giornalista della RAI. Chiacchieriamo e mi dice: "Sai, ci siamo conosciuti 2 anni fa in occasione del tuo primo record. Sinceramente, io ero lì non tanto per filmare il tuo record. La RAI stava producendo un documentario di medicina e salute. L'argomento era svenimenti e sincopi. Non avevano immagini di sincope, ma hanno detto: vai all'Elba che qualche immagine di sincope la porti a casa. C'è questo che sta tentando di battere Pipin." Questo per farvi capire come io ho iniziato. E penso che se mi fossi tenuto a queste indicazioni, questi limiti molto molto forti che mi arrivavano dalle persone che si muovevano intorno, ma che giustamente come dire, avevano un'idea abbastanza negativa rispetto a quello che stavo facendo, probabilmente oggi non sarei qui a raccontarvi della mia vita e della mia storia. Ho continuato a scendere, è stato per me soprattutto una ricerca, riuscire a capire fino a dove il tuo corpo può andare. Quando tu vai sott'acqua, ti si stabiliscono delle situazioni per le quali noi non siamo stati creati. Noi dobbiamo vivere in un'atmosfera, dobbiamo respirare. Là sott'acqua si creano situazioni fisiologiche assolutamente diverse. A 150 metri hai 16 atmosfere, vuol dire che il tuo polmone è grande un sedicesimo rispetto al volume iniziale. Il resto del tuo torace è pieno di sangue. Hai 16 kg su ogni centimetro quadrato del tuo corpo. Hai un cuore che batte a 10, 12, 14 battiti al minuto. Non hai ossigeno, quindi il tuo corpo lo distribuisce nel modo più lento possibile. Sott'acqua non hai luce, la forza gravitazionale ce l'hai, ma è diversa rispetto a quella con cui siamo abituati a convivere. Non hai suoni. Quindi tu arrivi sul fondo, sei un altro in un mondo diverso. E questo ti porta ogni volta a capire un po' di più come attraverso l'allenamento, l'adattamento fisiologico e l'adattamento anche mentale, psicologico a quelle situazioni, poi tutto questo, arrivando là, ti permette di vivere ogni volta una situazione un po' più profonda, un po' più delicata, un'introspezione via via crescente sul tuo corpo. Hai una percezione del tuo corpo che è completamente diversa. Quindi la rincorsa verso quello che viene definito il limite non è tanto per poter stabilire il metro in più, ma per capire un po' di più quello che il tuo corpo là sotto ti sta dicendo. Enzo Maiorca, sempre lui in un suo libro, dice: "Io non ricordo il primo respiro che ho fatto quando sono venuto al mondo, ma sicuramente c'è qualcosa di comune tra il primo respiro che faccio quando esco da un tuffo fondo e il primo respiro che ho fatto quando sono uscito dal corpo di mia madre dopo 9 mesi di vita acquatica." E questa è una cosa veramente bella. Tu quando sei là sotto non sei un terrestre, sei un acquatico, qualcuno che ha accettato quelle situazioni lì. E poi ritornando in superficie senti che progressivamente il tuo corpo ritorna ad essere quello normale.
E questa linea di demarcazione tra una vita acquatica e una vita terrestre è rappresentata proprio da questa prima inspirazione che effettui nel momento in cui la tua testa rompe la superficie dell'acqua ed inizia a inspirare. Ha un sapore molto molto particolare e da lì in poi ritornerai ad essere il terrestre per cui sei stato creato. Ed è questo fondamentalmente il motivo per cui ho fatto record per tutta la vita, ho toccato quote che la medicina, anche ai miei tempi, sosteneva non si potessero toccare. E anche ora che ho smesso di fare gare, ormai da parecchi anni, continuo ad andare sott'acqua, perché quello che più mi piace fare, quello che più mi affascina, è perché, come dire, è una continua ricerca sul tuo corpo e su quello che il tuo corpo ti può permettere di vivere in termini di sensazioni positive. E qui ho il segnale, mi dice bi, 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 ho finito ormai da 2-3 minuti. Io ringrazio tutti, ringrazio TEDx e vi auguro una bellissima giornata. Grazie a voi.